Carissimi fratelli e sorelle, cari confratelli, presbiteri e diaconi, siamo radunati con gioia e gratitudine al Signore, perché ognuno di noi qui presenti rappresenta è un dono dello Spirito alla Chiesa, alla nostra Chiesa diocesana, ma a tutta la Chiesa universale. E dunque ognuno di noi è grato per l'altro, per gli altri, perché riceve in dono tutti gli altri qui presenti, come ovviamente i tanti altri che sono assenti e che pur sono parte viva e integrante, è un dono fondamentale alla nostra Chiesa. Siamo un dono. Mi ha colpito seguire le letture una dietro l'altra, passando dalla prima e pervenendo all'ultima, dove la situazione sembra quasi capovolgersi. Mi riferisco alla prima, che a noi e tutti è molto nota, cosiddetto episodio della Torre di Babele, nella quale ciò che mi colpisce e sottopongo alla vostra meditazione, ciò che mi colpisce è il ragionamento che questi uomini della città fanno tra di loro in assenza di Dio. Dio non c'è nella scena, alla fine. E gli uomini, al di fuori della sua presenza, si dicono qualcosa. Venire, raduniamoci, costruiamo una città, dopo che avevano scoperto, per così dire, il mattone, la calce, la tecnica. Costruiamo una città con una torre che raggiunga il cielo, sappiamo, sede della divinità, e facciamoci un nome per non disperderci sulla terra. Mi colpisce in questo conciliabolo umano terreno, anzitutto, l'uomo che è forte della sua tecnica. Spero che non sia per noi quest'anno, scorso anno, mamma mia. Con la tecnica ragiona sulla terra dimenticando Dio, anzi, come sapete, il senso di quella torre, ergendosi, volendo raggiungere, volendo impossessarsi quasi della divinità. Mi colpisce che tutto parte dagli uomini in assenza di Dio. Mi colpisce che una costruzione dell'uomo, ma è forse la frase finale che ci dà la chiave per non disperderci su tutta la terra. Questa frase mi dice una paura, la paura della morte, del vuoto, la paura dell'essere senza nome. Facciamoci un nome. Senza nome vuol dire senza un'identità, senza identità è la missione, l'identità è ciò che ci caratterizza, il senso della vita. E dunque degli uomini che vogliono costruire da sé e darsi da sé, con le forze di cui dispongono, che non sono poche, perché adesso hanno una forza, la potenza della tecnica, della loro intelligenza, le loro mani, e per esorcizzare una paura che comunque è presente nei loro cuori, comunque è latente nel loro spirito. Vogliono esorcizzarla a partire dalle proprie forze, a partire dalle proprie costruzioni, in assenza di Dio. Non tengono conto di Dio, anzi, dicevo, ergendosi, possessandosi dei cieli, una torre che raggiunga il cielo. Quella prima lettura sta lì a dire da dove si parte quasi. Ed è forte il salto che emerge con la seconda lettura e poi tutte le altre naturalmente. Perché nella seconda la prospettiva si capovolge. È Dio. Abbiamo letto la stipula dell'alleanza sul Monte Sinai. È Dio che invece prende l'iniziativa, è Dio che sceglie un popolo,
è Dio che legge. Addirittura è Dio che ama, vuol bene, perché si apre la lettura, tu sai che io ti ho portato su ali di aquila, ti ho fatto uscire dall'Egitto, ti ho protetto e ti ho amato e ti ho custodito. È Dio che prende l'iniziativa, è Dio che si china, è Dio che soccorre l'umanità. A quale scopo? Ecco, ce lo rivela l'avanzare di queste letture. Le ossa inaridite, solo a partire di Lui, da Lui, c'è spirito, cioè c'è vita. Perché quelle ossa inaridite sembrano le conseguenze di quel progetto babelico originario, che invece sembra destinato a creare il deserto. La dispersione senza nome sono queste ossa che non sono più niente, nessuno, che giacciono nella polvere, che non hanno vita. È Dio che interviene nel suo intervento, il suo dono per l'appunto, che può ridare soltanto vita. Ma Dio non vuole soltanto dar vita al popolo, agli uomini. Già dalla quarta lettura, che prelude in qualche modo il Vangelo, ci fa vedere pure che gli uomini tutti siano profeti. Vuole che gli uomini addirittura siano ricchi, ricchi senza fine, godano della profezia, godano cioè della scienza stessa di Dio, della sapienza stessa di Dio. Tutti i vostri figli profetizzino. Insomma, Dio vuole arricchire oltremodo il popolo, non soltanto salvarlo in maniera appena sufficiente, ma inondarlo dei suoi doni. E il dono della profezia è tra i più grandi nell'Antico Testamento. È il dono della gratuità di un Dio che sceglie senza rispetto all'istituzione della casta del familiare, del padre in figlio, come poteva essere la trasmissione del sacerdozio levitico, e così via, no? Oppure l'insegnamento opera dell'uomo nel rabbinato. È Dio invece che sceglie il profeta e in maniera inopinata, imprevedibile, invade la vita di un uomo e lo arricchisce col dono della sua presenza e del suo spirito. Ma tutti, Dio vuole che tutti siano profeti. E poi la seconda, la lettura dell'Epistola, che ci esprime in maniera chiara la condizione che tutti viviamo, ci dice in maniera chiara, esplicita forse, quella tensione che tutti viviamo, quel desiderio, lì è chiamato speranza. Perché è una tensione tra qualcosa in cui credi, che hai già, che sai ma che ancora non vedi, che non possiedi del tutto, ma che sai che lo puoi solo attendere. Vedete come si è capovolta la prospettiva della prima lettura del libro della Genesi. Quegli uomini non hanno atteso, hanno preteso. Quegli uomini non hanno ricevuto, volevano carpire, impossessarsi, rubare. Forse qualcosa che era legittimo in loro, certamente, il desiderio della pienezza, della felicità, della gioia, e la paura invece di cadere nel baratro, del vuoto, del nulla. Questo era legittimo. Ma perché non fidarsi di Dio e non riceverlo da Lui? Perché partire da questa totale sfiducia? Perché addirittura partire da noi ignorandolo, come se Lui non volesse darcelo? Dovremmo dire, per la verità, alla luce della conoscenza biblica, come se Lui non gliel'avesse già dato il paradiso terrestre. Alcuni capitoli prima, rispetto a quell'undicesimo capitolo, è proprio la creazione, il paradiso terrestre, come se Dio non gliel'avesse già dato. L'uomo pervertito ha cancellato, ha volutamente cancellato, ma questa cancellazione del dono, della volontà di donare di Dio,
È una cancellazione maliziosa, malefica, perversa, perché non è ingenua. Non è ingenua. Purtroppo. E Dio disperde. Ma non si ferma. Comincia Lui a venire incontro. Tutto parte e riparte da Lui. Per arrivare al compimento straordinario del Vangelo, dove non solo la nostra sete, quella sete che era già dell'uomo babelico, la sete di Dio, la sete di felicità, di infinito, di un'identità, di essere qualcuno, un nome, di non perdersi, questa sete venga a me, beva, gliela do. Quella sete è esaudita, ma non solo questo. Questo sembra ancora poco. Fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Tu, uomo, sarai così arricchito da Dio da essere tu fonte d'acqua, sorgente. Sarai così ricco da non poter contenere. Il tuo desiderio sarà talmente appagato da annegare nella felicità, nella gioia, nella comunione e nell'amore, quella carità che tutti i testi delle orazioni ecologici che ho recitato questa sera hanno sempre richiamato, quel fuoco di carità, quell'amore di Dio. Ne sarai inondato, lo sprigionerai, sarai tu sorgente di Dio per gli uomini, per gli altri, per tutti. E ho ancora riflettuto che proprio carità, popolo, comunione, dicevamo la comunione dei doni che siamo noi, avrebbero detto gli antichi medievali, da questo punto di vista sembra una virtù sociale, cioè è la Chiesa, sappiamo la nascita della Chiesa, la Pentecoste, cioè è la nostra relazionalità che è per prima interpellata. E vedo le due cose, le due situazioni contrapposte, quella della città di Babele, dove alcuni senza Dio tentano di impostare tutto, ma sappiamo, perché ce l'hanno raccontato i capitoli precedenti e ce le narreranno i successivi, ma soprattutto ce lo dice la nostra esperienza personale, sappiamo che l'uomo sarà incapace di fare comunione, una città, un'unica città con un nome, perché nelle nostre relazioni prevarranno gelosia e invidia. Gelosia, il non gioire per ciò che l'altro è ed ha, o peggio invidia, il godere per il male dell'altro, di mio fratello, godere che lui sia schiacciato, gli accada il male, e questo invade il cuore di tutti. Ricordo bene, come penso ricordate anche voi, che gli antichi medievali ci dicevano che era probabilmente frutto della superbia, già nella ribellione angelica. Non so, prima superbia, poi invidia, ma certo questo miscuglio mortale ha invaso i nostri cuori dal giorno della disobbedienza. Noi viviamo questo veleno, avvelenamento, questo veleno mortale che invade i nostri cuori. E se noi siamo qui con umiltà, dobbiamo riconoscere che anche nelle nostre fila, nelle nostre comunità cristiane, nel nostro presbiterio, cari confratelli, perché è nel nostro cuore che vive l'invidia, la gelosia e la superbia. E che questo è l'opposto della carità. E non abbiamo altra scelta se non riconoscerlo. E per questo siamo venuti qui ad implorare
L'unica possibilità che abbiamo è la preghiera, l'implorazione. Abbiamo accolto la Madre di Dio, l'abbiamo voluta con noi come fu dal primo giorno, nella Pentecoste, in preghiera nel Cenacolo, perché da lei vogliamo imparare come lei e con lei vogliamo in tutta umiltà ricevere, pregare per ricevere, ricevere la libertà. La libertà dell'accoglienza di Lui, che la certezza che Lui non ci toglie nulla, che tutto ci è donato, perché se l'invidia è il desiderio che ho del bene che Lui ha e io non posso avere, non lo so, è il disconoscimento di me stesso. Per voler a tutti i costi sbirciare sempre l'altro, iniziare un confronto, finire in una rivalità, finire per annullare me stesso e tentare di far mio il suo desiderio di qualcosa, di un posto, di un affetto, di una relazione, di qualsiasi cosa. Lo sappiamo che è una meschinità. Tanto è vero che molti dei pensatori l'hanno definito la virtù, il vizio triste, perché non può recare mai gioia, può recare piacere del danno del mio nemico, ma piacere senza gioia, questo è l'inferno. Ed invece non è così la libertà. La certezza è la gioia di ciò che io sono e ho, un dono, detto all'inizio, non a caso. Ognuno di noi è un dono qui, per la Chiesa diocesana. È una ricchezza infinita. Il dramma è se ognuno di noi non ci crede a sufficienza, non lo sa a sufficienza. E parlo di una sapienza che è uno di quei doni, cioè un dono dello Spirito a me, una scienza che a me viene perché Lui me la dona, non perché io da me lo so, perché altrimenti sarei l'uomo di Babele, che arriva da sé, non solo a costruire, ma a saper di sé. Ed invece io, come voi, sappiamo di noi a partire da Lui e dalla sua rivelazione. Dal dono che Lui ci fa, è il primo dono, è la conoscenza di sé, la conoscenza della ricchezza che siamo. Questo cambia tutto, questo dà libertà, questo dà gioia dell'incontro, dà quella comunione che ci fa operare, come si usa dire negli Atti degli Apostoli, un cuor solo e un'anima sola. Ma soprattutto dà la libertà di potermi relazionare con l'altro senza che nasca in me un retropensiero, un contropensiero, una contromisura o altro. Mi dà la libertà della trasparenza, mi dà la libertà dell'incontro vero, vero, senza infingimenti, senza zone chiuse a chiave nelle quali non è possibile ammettere nessuno. Aggiungevano gli antichi che l'invidia è la virtù muta, cioè perché nessuno la confessa, perché così meschine e umiliate che nessuno mai dice che ha invidia dell'altro, mai. Ma da questo siamo liberati. Ma quei fiumi d'acqua sono per noi. Ma i sacramenti che abbiamo ricevuto, la chiamata nella Chiesa, l'appartenenza alla Chiesa che con battesimo abbiamo ricevuto, è di una ricchezza così infinita, di una bellezza, di uno splendore. Noi qui usiamo segni, per quanto vogliamo belli, ma sempre pallida immagine del vero splendore, che è la liturgia che i nostri cuori stanno vivendo e celebrando, che soltanto
l'occhio della fede dall'alto può vedere qui radunate, non voglio dire perché forse è un linguaggio antico o astruso, delle nostre anime che sono fiamme vive in un'unica fiamma che è Cristo, ma è questa la realtà. E i nostri paramenti, i nostri segni davvero forse nascondono più che manifestare, anche se vorrebbero manifestare la forza di ciò che sta accadendo questa sera, come in ogni Eucaristia, in ogni liturgia tra di noi. Ma questo va creduto, come dice Paolo. Questo va non visto, ma creduto, sperato, con quella certezza che è qui, con quella certezza che è solo dentro di me, perché se non è dentro di me non sarò mai certo. E allora scatterà di nuovo l'uomo vecchio, con i suoi vizi, con i suoi tentativi di sbirciare, con i suoi tentativi di chiudere a chiave da qualche parte in cassaforte parte di me, dei pensieri, con i suoi tentativi di doppiezza, di menzogna e quant'altro. Abbiamo bisogno di invocare la libertà del cuore, della trasparenza, e lui ce la vuol donare. Come deve dircelo? Come deve ripetercelo? Così, quasi ripetutamente la parola di Dio. Come deve ripetercelo? Quanto deve ripetercelo? E allora invochiamo i doni che ha Maria. Chiediamo che Maria espanda su di noi i suoi doni. Quello della nudità, dell'umiltà. Quella della perfetta docilità. Chiediamo di essere docili nell'anno che viene, per poter essere liberi, per poter essere condotti da lui dove vuole, come vuole, per non resistere e per avere occhi, soprattutto per avere occhi, luce, e riconoscere i doni, il dono che sono io, i doni che siamo noi, i grandi doni, la ricchezza infinita che gode la nostra Chiesa, e voi siete qui un piccolo numero, eppure già è una ricchezza infinita. Questo è il tesoro. Ma questo tesoro che ci dà certezza, lì il cielo ce lo rappresenta, lo abbiamo in Lui, da Lui. Chi ha sete, venga a me e beva. Beva. Esorto tutti a correre, a slanciarsi per bere. Il desiderio che abbiamo è vero, ma è solo Lui che ce lo totalmente, ce lo disseta e soprattutto ci rende fonte infinita di acqua per tutti gli altri. E l'augurio che faccio a tutti i movimenti qui presenti, i gruppi, le associazioni, ai parroci, che così instancabilmente si adoperano con voi nell'evangelizzazione del nostro territorio, alle religiose che siete qui presenti, ai confrati e alle confraternite, a tutti i tipi di aggregazione laicale che qui o anche chi è assente e che poco o molto cerca di portare Gesù, cerca di essere fonte d'acqua viva per qualcuno attorno a sé, laddove egli vive. Di questo, io, pastore di questa Chiesa, sono a tutti voi profondamente grato e con voi prego il Dio perché diventiamo sempre, sempre più ricchi. Così sia.